Con Luca Bonofiglio, portiere del Bra. Allora, Luca, questa è stata una lunga settimana di allenamenti per te e per i compagni, perché dopo la vittoria col Prato, Bra che non è sceso in campo domenica, vado Ligure per l'allerta maltempo e quindi rinvio della partita a mercoledì prossimo col Savona. Ma adesso accantoniamo un attimo il recupero col Savona, concentriamoci su quello che sarà il prossimo impegno per voi, che vuol dire sabato alle 16 qui all'Attilio Bravi, l'anticipo con il Seravezza, altra squadra toscana. E come ci si avvicina a questa partita, soprattutto dopo essersi sbloccati con il Prato? Ecco, guarda, come hai detto tu, sicuramente si arriva con più serenità a questa partita, perché comunque siamo riusciti a togliere quello zero dalla classifica. Non è sicuramente una situazione delle migliori, però l'ambiente ne risente di questi 3 punti che siamo riusciti a racimolare qua contro il Prato. Sicuramente abbiamo fatto un ottimo risultato contro di loro, in quanto erano primi in classifica, e questo ci dà sicuramente animo e voglia di continuare a far vedere quello che siamo, che non siamo riusciti nelle prime 6 partite. Ecco, quella con il Prato, che l'abbiamo già analizzata, l'abbiamo già sviscerata come partita, è stata un po' la punta dell'iceberg, perché comunque al di sotto di quella punta il Bravo ha già costruito delle partite con tanti momenti positivi, alternati poi a momenti negativi che ovviamente non hanno portato punti, però un Bravo che è arrivato a vincere col Prato dopo comunque un cammino in crescendo. Certo, ma come aveva già detto anche Lillo in una delle interviste precedenti, non abbiamo i punti che meritiamo sicuramente, perché qualcosa in più, 5-6 punti ce li meritavamo sicuro. Poi adesso siamo arrivati alla vittoria col Prato e speriamo di continuare nel migliore dei modi, sicuramente da sabato. Come avete lavorato in questi giorni, soprattutto col fatto che comunque domenica non siete scesi in campo, lunedì eravate già di nuovo a sudare sul sintetico qui al Bravi, quindi come è stata questa lunga settimana Ma di lavoro? guarda, come tutte le settimane dall'inizio dell'anno, cioè noi allenamento ci alleniamo sempre al 100%, quindi aspettiamo i risultati che speriamo arrivino il prima possibile da sabato. E per quel che è il tuo punto di vista, quindi parliamo del reparto portieri, com'è il lavorare con il nuovo preparatore Luca Baldino che da quest'estate è insieme allo staff tecnico con Mister Ma Daidor? sicuramente è un lavoro molto diverso da quello che ho svolto negli anni precedenti. Per ora fisicamente mi sento bene, quindi non ho niente da dire. Sicuramente è un ottimo allenatore e dà degli ottimi consigli e spero di riuscire a portare ciò che lui mi consiglia in campo. E allora, concentriamoci sulla partita di sabato, l'anticipo con il Seravezza, come detto, squadra toscana e squadra che in passato il Bra a memoria non ha mai affrontato. Che partita sarà? Che impegno sarà? Qual è il tuo pensiero, Ma Luca? sicuramente è una squadra tosta, da quello che ho visto dai loro video, però noi ce la giocheremo fino alla fine e vedremo sabato di riuscire a portare a casa questi 3 punti fondamentali per noi. Secondo te, poi chiudiamo, cosa deve fare il Bra, quindi la tua squadra, per continuare nel percorso di continuità, ovvero sia provare a raccogliere più punti possibile per risalire la classifica? Dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo, al massimo, e dare il 100% in campo, e quello che viene è il frutto del lavoro.